in una piazza del Guercino addobbata a festa, a dove anche la statua del Guercino è stata tirata a lucido, si è svolto il gran galà dei commercianti centesi. Agosto 2021 di Marco Raboni per TC100 Web TV online quindicentesi.it. La serata è stata allietata dalle note del noto intrattenitore e cantante centese Maccio. Noi no, se ci trasformiamo un po' per la voglia di piacere a chi c'è già. E la pioggia comunque non ha rovinato la serata. Il gran galà che chiude le feste estive programmate, la seconda edizione di Ristoranti sotto le stelle e la prima edizione di Botteghe di sera, organizzata dal Comune di Cento con Ascom Confcommercio e in collaborazione con Confesercenti. Il menù è stato pensato ed eseguito dallo staff dell'Hotel Europa di Cento. Da subito l'allegria che i commercianti sono capaci di dimostrare è veramente contagiosa e lo dimostra il coinvolgimento di due persone considerate austere, come il sindaco di Cento Fabrizio Toselli e il presidente di Ascom Confcommercio di Cento Alto Ferrarese Marco Amelio, che hanno dimostrato partecipando al classico trenino che zigzagava tra i tavoli nella piazza del Guercino pieni di commercianti di ieri e di oggi. Quindi tempo di bilancio e lo facciamo con Marco Amelio, sentiamo. Ci siamo con Marco Amelio qui in piazza del Guercino, Marco Amelio presidente di Ascom Cento e Alto Ferrarese. Ecco Marco, siamo qua, c'è tanta allegria in piazza del Guercino, sono stati un periodo veramente intenso di iniziative che Ascom ha sostenuto. Parlaci tu e noi, diciamo così, ascoltiamo. Sicuramente abbiamo replicato questa bella manifestazione dove quest'anno abbiamo aggiunto qualcosa in più, che è stata la partecipazione dei negozi a posto fisso che ogni mercoledì erano a disposizione, avevano aperto la propria attività commerciale e organizzavano anche dei momenti ludici per le famiglie e per i bambini. Quindi questo combinato veramente è riuscito, quindi qualcosa di più rispetto all'anno scorso e auspico che il prossimo anno sarà ancora meglio. Ecco, rispetto all'anno scorso sono entrati in campo i commercianti, perché l'anno scorso sono entrati i ristoranti, quest'anno ci sono anche i commercianti che hanno tutto aperto alla sera, questa è una novità. Sì, sì, certamente, quindi la sinergia del tessuto produttivo commerciale è fondamentale, soprattutto oggi che siamo reduci da una fase pandemica molto complessa e ovviamente dovremo ancora affrontare dei momenti complicati. Io credo che la sinergia tra i vari settori, quindi
il mondo dei servizi, nel mondo dei servizi, sia veramente fondamentale. Ecco, si riparla tanto di rigenerazione urbana, questo diciamo così è un bel esempio. Sì, sì, questo è un esempio di rigenerazione urbana, poi se ne possono prendere tantissimi, però partiamo gradualmente. Cerchiamo di investire nei centri storici, nei centri cittadini, che anche nella fase di pandemia hanno dimostrato di essere veramente il cuore pulsante di una città. Mi ricordo le famiglie che uscivano di casa, per uscire di casa andavano presso le genere elementari, cioè voglio dire, il piccolo negozio, il bar o qualsiasi altro tipo di attività è stata ed è un punto di riferimento sia sociale che economico. Ecco, hai parlato tu, diciamo così, di questa situazione, stiamo affrontando una pandemia, ecco, ci sono nuove regole, c'è questo Green Pass che sta preoccupando un po' i commercianti. Ecco, tu cosa ne pensi? Beh, sicuramente è una restrizione, è ovvio che andiamo verso un processo, cioè diciamo, di gestione della fase finale della pandemia. Io auspico che le vaccinazioni continuino più velocemente possibile e mi auguro di ritornare alla normalità. E in questi 2 anni abbiamo vissuto un alto e bassi, spegni, accendi questo interruttore, apri e chiudi, tante restrizioni, tanti cali di fatturato, quindi danni inestimabili che ovviamente purtroppo oggi non possiamo più contarli in un mese, nel prossimo mese dove ci sarà il Green Pass dal 6 agosto in poi, ma ci sarà da fare una programmazione di un anno o due per risollevare questo settore che è il più importante del comparto delle imprese, in questo caso a 100 che sono 3.000, il comparto dei servizi rappresenta il 46%, quindi voglio dire, tanta roba. Ecco Marco, vediamo un po' due gocce d'acqua perché stanno venendo giù qui in piazza di Guercino, quindi ecco il commercio a 100, dove sta andando? Ecco. La pandemia è stata devastante, però dobbiamo ricordarci della crisi dei consumi paragonabili al 29, del terremoto, quindi sono 10 anni che il tessuto commerciale centese soffre. E devo anche riconoscere che i nostri commercianti hanno tenuto la barra dritta e sono stati bravissimi. È ovvio che va sostenuto sempre di più perché, ripeto, sono il cuore pulsante di qualsiasi città, di qualsiasi centro di città. E quindi in qualche modo ogni politica, ogni strategia, ogni azione che si vuole intraprendere sul territorio deve passare attraverso questo tessuto produttivo che sono i servizi, dove ne fanno parte la ristorazione, il commercio fisso e tantissime altre cose. Ecco, una domanda, Presidente. Ascom come collante di tante iniziative che si stanno svolgendo qua a 100, ricordiamo anche il Carnevale che è sui blocchi di partenza perché anche il Carnevale vuole ripartire, ma c'è anche il Guercino, ecco la Pinacoteca che fra qualche tempo sarà inaugurata, quindi ci sono tanti ritorni che bisogna gestire nel migliore dei modi perché il turismo è importante a 100. Infatti il rilancio di un centro storico passa proprio sia nel organizzare degli eventi come quello di stasera, sia nel ripristinare luoghi che portino un servizio alla persona, come la Pinacoteca, il teatro, il municipio, l'anagrafe ritorna a 100, quindi voglio dire, sono tutti luoghi che sono importanti per rigenerare quella frequentazione che è anche un fatto psicologico da parte del cittadino all'interno dei circuiti del centro storico. Molto bene, grazie Presidente della sua disponibilità. Grazie a voi, grazie. La festa non solo promozione del commercio, ma anche un momento sociale importante che si sintetizza con la premiazione dei ragazzi della Sala del Tè Solidale di Corso Guercino. Alcuni di loro sono ospiti della Cocinella Gialla dell'associazione ANFAS dopo di noi. Vediamo le premiazioni. Ricordiamo che i ragazzi della Sala del Tè Solidale si sono dati da fare come cameriere servendo i tavoli nelle varie serate quando i ristoranti centesi erano in piazza del Guercino. Sentiamo quindi, vediamo questa premiazione con le parole anche di Giordano Govoni di ANFAS e con Rossella Cristi
della sala da te solidale. Devo ringraziare questi ragazzi perché in queste serate siete stati in piazza con noi, avete fatto una parte importantissima con i vari ristoranti, col vostro periodo, i vostri 3-4-5 giorni in cui siete stati ancora più protagonisti, e questo è molto bello, è stato molto bello come è stato l'anno scorso, altrettanto bello, quindi quest'anno è stata la seconda edizione dei ristoranti in piazza, ed è stata la seconda edizione in cui voi avete collaborato proprio in maniera assolutamente importante a queste bellissime serate. Quindi volevamo, insieme alle associazioni, all'Ascom, a Confesercenti, darvi una targa per ringraziarvi, per dirvi che siete stati bravissimi e per dirvi che questo invece è proprio, secondo me, una cosa bellissima, cioè il fatto che avete lavorato insieme a noi, per noi, è stato bellissimo, quindi vi chiamiamo e poi venite a ritirare la vostra targa, va bene? Giorgia! Poi abbiamo Giacomo, bravissimo. Federica. Poi abbiamo Matteo. Poi abbiamo Luigi. Bravissimo. Abbiamo Cosima. Non c'è, quindi magari ve la diamo, ok? E poi invece io ho Chiara. Ok, ringrazio Marco, perché sei stato fondamentale, quindi un grazie e un applauso a Marco. Buonasera a tutti, grazie, un ringraziamento grande da noi come cosa importante per loro, veramente, hanno fatto tutto questo lavoro che è stato, perché Rossella è la presidente della sala da te e assieme ai ragazzi hanno festeggiato, diciamo, perché per loro è stato veramente un momento bello, un divertimento, ma anche un impegno. Quindi un impegno che hanno in queste 6 serate che abbiamo fatto noi, ma anche le serate prima, era proprio un impegno. Io devo andare a servire. Questo per dirvi che sanno fare tante cose, ragazzi. E quindi vogliamo farli lavorare, ed è quello che andremo avanti, continueremo, e se avremo l'aiuto delle istituzioni riusciamo a fare anche tante altre cose. Do la parola a Rossella. Non posso che confermare quello che ha detto Giordana, per i nostri ragazzi è stato un impegno, ma ecco, anche una grossa soddisfazione, perché ogni serata è stata conquista e loro sono stati molto felici, quindi anche per noi è stata una grossa soddisfazione. Grazie. E dopo questo bel momento della serata sentiamo il sindaco di Cento Fabrizio Toselli e il suo bilancio di questa estate 2021, che non si dimostra solo calda dal punto di vista meteorologico, ma anche nell'ottica delle imminenti elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, dove già tanti stanno scaldando i motori per partecipare a questa tornata elettorale. E qui c'è il saluto del sindaco di Cento come un momento di super partes. Ciao ciao! Bene, bene, siamo insieme al sindaco di Cento, Fabrizio Toselli, siamo qua nella piazza del Guercino, come potete vedere sulle spalle, tanta allegria, siamo alla festa conclusiva degli avvenimenti che sono successi
qua in piazza del Guercino a 100. Avvenimenti che insomma vengono da un successo dello scorso anno, ma c'è qualcosa in più con i negozi che sono rimasti aperti anche di sera con questa edizione. Ecco, a giudicare, signor Sindaco, a giudicare dalla piazza, dall'allegria che c'è in piazza, insomma, questa seconda edizione dei ristoranti in piazza sta avendo un grande successo. Sì, devo dire che è bellissimo e il primo anno è stato una sorpresa, il secondo è stato una conferma. E c'è stata tanta gente mercoledì sera, ringrazio tutte le associazioni, tutti i negozi, tutti i commercianti, le associazioni di categoria per aver organizzato questi eventi, e devo dire che ringrazio anche i ristoranti che hanno partecipato a queste serate. È stato un bellissimo momento, la gente è uscita e quello era l'obiettivo che ci eravamo prefissati, siamo molto contenti. Ecco, questo diciamo pone le basi per il prossimo anno. Qua in questa edizione si può parlare anche, come una parola che va di moda adesso, di rigenerazione urbana. Sicuramente la continuità di questi eventi deve essere mantenuta. Siamo partiti l'anno scorso con una scommessa e abbiamo visto che sono da confermare, quindi credo che questo format sia da mantenere anche nelle prossime estati. La piazza si è animata l'estate e devo dire che tra l'altro quando c'è gente, quando c'è movimento, poi sparisce anche la delinquenza, comunque i problemi che possiamo trovare, quindi direi che bisogna continuare così. Ecco, signor Sindaco, questa piazza fra un po' di tempo si presta ad accogliere una campagna elettorale molto importante. Ecco, adesso non vogliamo, diciamo così, volevo mantenere la super parte, anche se da pochi giorni, poche ore, ha annunciato la sua candidatura, però ecco, Piazza del Guercino si appresta da affrontare questa campagna molto importante, rinviata a causa Covid, però è molto importante perché c'è la possibilità di far rinascere 100, perché c'è tanto da fare ancora. Ah sì, ci sarà la campagna elettorale che mi auguro sia sui contenuti e non sui personalismi. Ovviamente faccio in bocca al lupo a tutti quelli che saranno i candidati. Io e il mio gruppo siamo qua per dire che il centro deve andare avanti, che la continuità è un valore. Poi, come ho sempre detto, abbiamo fatto secondo me tanto, abbiamo da fare ancora tanto. Abbiamo sbagliato qualcosa? Sicuramente sì. È chiaro che cercheremo nei prossimi 5 anni di migliorare quello che con quale non siamo riusciti a fare. L'importante, dicevo prima, di ragionare su 100, di non parlare di politiche nazionali, di sistemi nazionali, ma di parlare di temi locali e di non andare a parlare di personalismi, come invece purtroppo c'è stato in questi ultimi mesi in Consiglio Comunale, dove si è ragionato più delle persone che delle cose. E quindi, come ho detto, ho deciso di ricandidarmi proprio anche per questo. È giusto che sia il cittadino a decidere l'amministrazione, non come è successo 2 mesi fa, un notaio, una riunione da un notaio, certo. Che credo che non sia la democrazia. Credo che la democrazia sia il popolo che si esprima, il popolo che decide con molta serenità. Se deciderà di dare ancora 5 anni per andare avanti, bene. Se non li darà, va bene lo stesso. Ecco, signor Sindaco, dunque la continuità, ecco. Sicuramente ci sono dei temi importanti che sono il tema della sanità, perché abbiamo vissuto 2 anni difficili, abbiamo scoperto l'importanza di avere l'ospedale, di avere a livello territoriale dei servizi, e quindi a distanza di 5 anni fa si parlava l'ospedale rimarrà a 100, oggi stiamo parlando di fare un nuovo ospedale, quindi vuol dire che in 5 anni abbiamo salvato l'ospedale, stiamo ragionando invece di potenziarlo e di potenziare anche i servizi sul territorio. Questo è uno di questi, sicuramente il tema occupazione, UM è tutto un sistema, diciamo, va tutelato, quindi bisogna lavorare per questo. L'altro ovviamente è quello che chiede tanta gente, di continuare anche su cose semplici che sono gli asfalti, che sono le luci nuove. Abbiamo cambiato 6.000 lampade, ma è successo, abbiamo illuminato strade nuove, ce ne sono tante altre, quindi vogliamo continuare su questa strada e su tante altre, sulla cultura, su
sugli eventi, sul far rivivere Cento, e quindi ci impegneremo per questo. Grazie a tutti e buona estate, buon Ferragosto che ormai è alle porte, e quindi mi raccomando, viviamo bene, riposiamoci un po' e poi ripartiremo alla grande. Grazie. Thank you.